Giovedì 28 novembre, Monte Prandone ha celebrato il suo patrono San Giacomo della Marca, nella messa solenne presieduta da Monsignor Gervasio Gestori. E la celebrazione ha visto anche un momento di commiato al vescovo che sta per essere avvicendato per raggiunti limiti di età. Un commiato da parte dei fedeli monteprandonesi e in particolare da parte dei frati minori delle Marche, che per voce del loro ministro provinciale, padre Ferdinando Campana, hanno voluto tributare un ringraziamento affettuoso e filiale al vescovo Gestori, che era a capo della diocesi ed ebbe un ruolo determinante quando nel 2001 le spoglie mortali di San Giacomo della Marca vennero trasferite nel suo paese natale, Monteprandone, presso il santuario di Santa Maria delle Grazie. Cittadini di Monteprandone, offro questo olio al tuo servo fedele, San Giacomo della Marca, nostro patrono. Amen. Perché insieme con lei abbiamo chiesto e ottenuto il dono di San Giacomo. Suo corpo, i resti mortali, ma è per noi stato davvero significativo. Abbiamo chiesto e ottenuto alla diocesi di Napoli e ai frati minori di quella provincia che questa reliquia preziosa potesse ritornare, come lei ci ha ricordato, qui nel luogo dove San Giacomo aveva voluto di morire e anche di rimanere. Quell'occasione la sua richiesta cardinale e il suo sostegno è stato davvero determinante, decisivo. Quindi a nome di tutti i frati delle Marche davvero le esprimo tanta, tanta, tanta sincera, filiale, affettuosa gratitudine. Grazie padre Ferdinando, padre provinciale, per queste parole non aspettate, ma mi hanno fatto molto piacere. C'è qualche piccola esagerazione di quello che ha detto, se ci ha perdonato. E ricordato il ritorno del corpo di San Giacomo qui, non è stato facile perché la sera prima del ritorno del corpo di San Giacomo mi telefona il cardinale di Napoli, mi dice: non è possibile. Come non è possibile? Non è possibile. Ci vuole il permesso della Santa Sede di Milenza. Lei è un cardinale. Il corpo deve tornare a Napoli, a Monteprandone, mentre gli mettono la sua autorità. Il corpo è tornato qui. E sono grato al cardinale Michele Giordano, ormai andato nell'altro mondo, per questa concessione, d'accordo con la provincia francescana della Campania, perché qui San Giacomo è un punto di riferimento grande, alto, non solo per la città di Monteprandone, ma del territorio diocesano.